Siamo ancora qua, in Champions. Vi alzo anche la musica se non la sentite bene. È un'altra serata di Champions League. Sentiamo l'urlo di San Siro, che sarà potente nonostante tutto. A Parigi non si erano sentiti, qua ci facciamo sentire. Pronti per un'altra figura di merda? Perché ragazzi, stasera il mio ottimismo è ai minimi storici. Io veramente, anche dopo le parole di Pioli alla vigilia, ho paura di prenderne 7, visto che sembra che giocheremo sempre alla stessa maniera. Speriamo mi smentiscano. Grande accoglienza per Donnarumma, che oltre ai fischi gli stanno lanciando delle banconote finte con la sua faccia, e insomma se lo doveva aspettare. Questa sera ragazzi, formazione tipo praticamente, i titolari sono tutti disponibili, mentre Java fa un tunnel sotto la mia gamba perché anche lei vuole giocare a calcio, quindi non ci sono scuse. Vediamo cosa può fare questa formazione al completo. Java, ma che è incredibile, mi fai tunnel, ma che, ma io me ne vado. Hello darkness my old friend. Ciao. Iniziata, scusate ma sto finendo di mangiare perché ho fatto tardi al lavoro, ma ci sono. Vabbè, se no gliela do, non è contento. Java, pronta? Vai. L'ha presa. Dovrebbe essere bravo Tomori o eventualmente la mezzala di parte a dare una mano. Shiru. Ferma. Vai. Ma quanto sei brava! Lo aspetta Kimi, saltato secco! Bravo Leo! Bella palla! Loftus, ma perché? Ma perché non riusciamo a segnare? Ma perché in Champions non siamo capaci di segnare? Stavolta Leo ha fatto la cosa che deve fare. Saltato il fiato all'avversario a Kimi e l'ha messa a rimorchio per Loftus, che era perfetta la palla. Tirata alta. Ma perché in Champions non siamo capaci di mettere uno, ve ne chiedo? Da qui alla fine dei gironi, uno, lo possiamo fare, uno. Assaggia Java, assaggia. Brava, mangia. Mbappé tutto solo al limite dell'area, per nostra fortuna la mette poco angolato. Però come sempre quando prende palla Mbappé è sempre un pericolo molto grosso. Angolo per il PSG, la partita è iniziata a ritmi veramente forsennati e stiamo rischiando, anche loro stanno un po' rischiando, però in questi casi spesso la squadra migliore va in vantaggio quando ci si scopre così tanto, vediamo. Ecco Marquinhos e poi in questi casi spesso la squadra migliore va in vantaggio. Pure Skriniar, pure l'ex Inter. Oh, 2 secondi fa l'ho detto. Quando poi le squadre sono scoperte, in genere la più forte passa in vantaggio. Tac! E puntualmente. Ma no, ma pure Skriniar ci ha dovuto fare gol. Sì, però facciamo pietà, ragazzi. 8 minuti. 8 minuti. Beffa, la beffa per il Milan, dice. Succede sempre, non è una beffa. Tra l'altro noi siamo famosi per squagliarci alle prime difficoltà, quindi adesso immagino che dopo questo gol subito andremo totalmente giù di testa. Non è che la palla è buona, Calabria spazio, metti un cross buono Calabria. È buono! Ma Musa, cazzo! Ancora! La fotocopia dell'occasione di prima, quella per Loftus-Cheek. Di nuovo una palla a rimorchio data bene. Prima da Leao, adesso da Calabria. Prima la spariamo alta, adesso centrale. Ma perché non siamo capaci di fare un tiro decente? Che cazzo, questi giocano in Serie A, vengono pagati milioni e non riescono a fare un tiro decente in porta. Lo stanno facendo apposta. Non so veramente come altro spiegarmi. Bella giocata. Giroud! Leo, rete! Ce l'abbiamo fatta a fare un gol in Champions, cazzo! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta, Java! Vieni qua, abbracciami, cazzo! Abbiamo fatto un gol in Champions, cazzo! Abbiamo fatto un gol in Champions! Ce l'abbiamo fatta! La posizione regolare di Giroud.
Bel tiro, parata di Donnarumma e poi Leao in rovesciata. Questa rovesciata di Leao, guarda che il passaggio è perfetto per Giro. E Leao che torna a segnare in Champions, il Milan che torna a segnare in Champions dopo una vita. E questa è proprio una giocata alla Leao. Da lì solo lui può pensare di girarsi e fare la rovesciata. Un altro magari avrebbe fatto un passo indietro e avrebbe tirato normalmente. Ma va bene, perché questa volta la fantasia di Leao ha pagato. Dai, dai che l'abbia rimesso anche in piedi, per favore, su. Cazzo, è successo di tutti sui primi 13 minuti. Ma che è? Mamma mia, Maignan in uscita. La posizione era regolare di Mbappé. Pensavo fosse fuori gioco, era regolare, vediamo. Sì, era regolare, ha tenuto in gioco a Tomori. Qui Mbappé è stato solo davanti a Maignan, ha provato a saltarlo e Maignan ci ha salvato le chiappe. E io non ero preoccupatissimo perché mi sembrava fuori gioco dalla diretta, ve lo giuro. Vado, sta partita succede veramente di tutto ogni secondo. No, stavolta Mbappé non sbaglia! Ha sbagliato! Mbappé ha sbagliato, non l'ha parata Maignan, ha provato uno scavino e l'ha tirata fuori. Sì, ma ragazzi, è la seconda volta che ci grazia Mbappé, ma è la seconda volta che arriva solo davanti a Maignan. Non lo vorrei dire perché è scontato, ma la terza volta non ci grazierà di nuovo. Quindi o troviamo delle contromisure per non farlo arrivare davanti a Maignan, oppure prendiamo gol fra poco. Oh! Madonna, Dembélé ha tirato da fermo, traversa. Questi veramente non puoi farli neanche tirare dal limite dell'aria. Dai Loftus, contropiede, gestiscilo bene Loftus, per Giroud, Giroud, no, esterno rete. Per un attimo si era mossa la rete, ha avuto l'illusione del gol, invece esterno rete. Da una traversa subita, un quasi gol, abbiamo rischiato di farlo noi. Davvero in sta partita può succedere di tutto. Speriamo che gli episodi ci sorridano, ma il Paris Saint-Germain è sempre più pericoloso di noi, questo va detto. Quindi ci vorrebbe del cinismo, cosa che non abbiamo mai. Bravo Musa, aggressivo! Leao, Leao! No! Viene fermato da Skriniar, poteva andare a campo aperto. Però dai, punizione, peccato, se saltava Skriniar era solo davanti al portiere. Punizione interessante, ma noi non le sappiamo battere le punizioni, quindi dubito che dovrebbe uscire a qualcosa. Tomori, l'ha battuta bene, oh! È la seconda volta che gli vedo battere una punizione a Tomori, l'altra volta male, questa volta devo dire che non l'ha battuta male. Troppo poco potente e troppo poco angolata per fare gol a Donnarumma probabilmente, però non era male. Meglio delle nostre solite punizioni. Bravo Loftus, che carro armato. C'era mancato lui al centrocampo però, eh. Vai Reinders, dalla Leao. Salta e tira, salta e tira. Tira. Fuori, l'ha chiusa troppo. Peccato. Però quando riusciamo a eludere la loro pressione si aprono tanti spazi. Dobbiamo approfittarne meglio. Comunque ragazzi, Musa corre tantissimo, non so se l'avete visto, ma fa il campo avanti e indietro così come una cavalletta, incredibile quanta resistenza c'ha sto ragazzo. E con questa parata di Maignan semplice si chiude il primo tempo. Ragazzi, un primo tempo, devo dirlo, divertente. Divertente rispetto alla solita noia delle partite del Milan, bello, combattuto. Il PSG mi dà l'impressione di poter fare molto più male quando attacca, però siamo lì sull'1-1, siamo riusciti a segnare, giochiamoci anche nel secondo tempo. Appena iniziato il secondo tempo, ragazzi, non so cosa aspettarmi, una partita dove può succedere di tutto. Speriamo che stavolta gli episodi vadano dalla nostra. Bravo Leao, che doppia giocata! Stasera è in vena Leao, eh. My Raiders, my Raiders! Ma perché ci spero ancora? Non era facile qui. Tanto Reinders quando arriva il tiro già lo so che lo sbaglia, ma io ci spero sempre. Peccato, ha fatto anche una bella giocata per arrivare lì, ma gli manca sto tiro, poi vabbè, guarda col sinistro. Bella giocata di Pulisic, Leao non ci arriva per un pelo, mannaggia. Giroud! Giroud! Metteranno tutti per terra! Giroud! Non ci credo!
Non ci credevo perché era per terra Leao, un giocatore del Paris Saint-Germain. Pensavo l'arbitro fermasse il gioco, invece Giroud, tutto solo di testa, lui non può sbagliare di testa, siamo in vantaggio ragazzi. Quindi non c'è nulla di irregolare, 2-1 per noi, incredibile. E Giroud ha staccato di testa proprio su Skriniar, questo mi dà ancora più gioia. Dopo che Skriniar, ex Inter, ci aveva anche punito. Incredibilmente ci siamo presi la vendetta, ma è lunga la partita, questa vendetta è molto parziale. Quindi calma. Bravo Loftus, che carro armato! Grande! Questo è giallo! Hernandez, ma quello del PSG viene ammonito, fallaccio su Loftus Cheek. Che colpo di testa Giroud, ragazzi, sta facendo rivedere il replay. Giroud di testa, fantastico. E con questo risultato saremo terzi nel girone, vero Giava? Saremo terzi a un punto dal PSG e a due dal Borussia Dortmund che sfidiamo nella prossima sfida, quindi sarebbe anche una classifica niente male, però bisogna portarla a casa sto risultato, hai detto poco. Ma il Milan c'è! Chi vince Giava secondo te? Ti vedo bella appassionata alla sfida. Patatone, un bacino, un bacino, grazie, Milan vince, un bacino non lo devi dare. Bravo Loftus, che ruleta, vai che si è aperto lo spazio, madonna, sei un carro armato Loftus, sei un carro armato, oh, buttato giù, vantaggio, mamma, uniscilo. Ma però era giallo, scusa questo, ma sì, ma era giusto, era giallo per Skriniar questo, però scusate. Loftus ha fatto un'azione pazzesca. Ma Loftus veramente stasera partita monumentale finora. Quanto ci è mancato. La punizione però è da lontano, non credo che da lì. Oh! E invece te aveva battuto benissimo. Qua Donnarumma fa una gran parata. Non era fortissimo il tiro, però era angolatissimo. Eh sì, era proprio a fil di palo, guarda. Se te avessi tirato da un paio di metri più vicino, questo era gol, non ci arrivava secondo me. Bravo Leao! Qui Leao stasera veramente generoso, aveva sbagliato un controllo, ma poi è ritornato in scivolata, ha fermato Hakimi. Bravo, mi piace quando ha questa attitudine, specie quando arriva da Leao, che è uno che non le fa mai queste cose. Mbappé per fortuna quasi da fondo campo, però va a tirare anziché metterla in mezzo dopo una bella azione. Maignan da lì non poteva prendere gol. Vai Leao, in velocità, in velocità. Oh, questo è giallo però. E però Skriniar sarebbe già dovuto essere ammonito prima. Fosse stato ammonito prima, qua non avrebbe fatto questo intervento, no? Mannaggia. Bravo Calabria, bravo. Stasera sto difendendo bene Calabria. Lo vedo molto applicato. Stasera tutti comunque stanno facendo bene. Ripensarci che tre giorni fa abbiamo fatto quella partita di merda con l'Udinese. Leao a terra, chi chiede il cambio. Ora che mancano pochi minuti, io spero che sia per dei crampi e non per un infortunio, perché proprio stasera che era tornato in forma. Okafor ha subito una bella palla appena entrato. Vai Okafor. Bel tiro, no! Cosa ha parato Donnarumma? Stavolta c'è lì che ha fatto una parata pazzesca. Okafor ha fatto dribbling e tiro perfetti. Il tiro era dritto all'angolino. Cioè Donnarumma l'ha deviata con le dita. Non lo sappiamo che Donnarumma alterna paratone pazzesche a cappelle madornali. Stasera aveva solo paratone pazzesche purtroppo. Ma questo era il gol del KO, mannaggia. Non ci credo, vai ancora, no, che altra occasione d'angolo, non ci credo, Krunic ha spizzato, Loftus Cheek gliel'ha tolta Skriniar dalla porta, poi la palla arriva Okafor che la tira alta, abbiamo avuto due occasioni clamorose per chiuderla in sto calcio d'angolo. Ma dai, speriamo di non doverci pentire.
Ah, purtroppo siamo stati un po' sfortunati. Va sul suo piede, primo palo. Che salva Megliani. Madonna, ha preso il palo. Lì, appena entrato il ragazzino che ci ha già purgato all'andata. Colpisce il palo esterno, per fortuna veniamo graziati. Che aveva fatto una bella giocata, era un po' che il PSG non si rendeva pericoloso. Dai, dai, manca poco ragazzi. Un minuto più recupero, vi prego, resistiamo. È importantissimo. Se non vinciamo stasera il girone è andato. 7 minuti di recupero, madonna. Non finirà mai sta partita. No, si è fatto male Pulisic, no. No, gli ha tirato dietro il flessore. Ma aveva appena recuperato un infortunio, però ragazzi, l'avevamo detto che Pulisic era fragile, però merda, si è appena tornato un infortunio. E comunque lo potevamo anche cambiare prima, si è appena tornato a 90 minuti. No! Mamma mia, Dembélé ha sbagliato lo stop, era solo davanti al portiere, si era inserito. Ci ha graziato, finisce mai sta partita. Mbappé finora, ma non lo voglio dire troppo forte perché so come vanno a finire queste cose, è stato tenuto bene la difesa del Milan, da Calabria, in questo caso da Tomori, è stato tenuto bene, che vista l'andata è ancora più incredibile, ma mancano ancora 3 minuti di recupero, quindi via via via, dai dai, 10 secondi alla fine del recupero, ma forse verrà allungato, dai vi prego. No, non fischia ancora la fine l'arbitro, allunga ancora oltre. Oh, dai. Dai, nostra, calciala via, non rischiamo. È finita, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo vinto una partita in Champions, abbiamo vinto una partita contro una big con Java qua che mi sta odiando perché stava dormendo sulla mia ciabatta e l'ho svegliato. Java, vieni qui a festeggiare con me, vieni qui a festeggiare con me. Siamo ancora in vita, abbiamo battuto il Paris Saint-Germain, incredibile.